Ragazzi, benvenuti e bentornati su Persona 4 Golden. Allora, dovevamo esplorare la spa. Potete fare qualcosa? Gli occhiali nuovi di zecca. Le richieste di Yuki-chan, stavolta hanno anche le lenti. Divisa inverna buffa. Ah! Oh, davvero, grazie Teddy. Ehi, cioè, proviamoli. Ancora? L'abbiamo già fatto, non c'è bisogno di fare il bis. Ehi Teddy, non emozionarti tanto solo perché Yukiko è una testa vuota. Sei troppo buona. Ok, facciamo strada. Faccio strada, scusate. Quindi abbiamo anche la possibilità di... di cambiare costume e di metterci... Ah, però non ce lo fa vedere adesso, dobbiamo prima entrare. Vabbè, comunque non me lo metto. Facciamo per definito. Andiamo. Attenzione. Questo posto è pieno di vapore. Ma allora perché sento un brivido scendermi lungo la pelliccia? Credo di essermi preso un raffreddore. Il mio naso è completamente inutile. Kanji-kun, dove sei? Rispondici. Allora. Manda richiesta aiuto ad altri giocatori per chiedere... Allora, ma... No. Sì, ma non ho bisogno dell'SOS. Vabbè. Ho sbagliato a premere il tasto. Allora. Volevo provare a mettere qualcosa di più estivo. Non c'è. Dovremmo sopportare il caldo. Intanto vediamo se lì c'è un vicolo cieco. Intanto vedo un'ombra. No! No! E che palle. Su. Allora, loro che cosa sono? Cupido possessivo. Garu gli farà... Saranno deboli a Garu, non lo so. No. Grande. Perché? Cioè lui si è ucciso per curare gli altri. C'è qualcosa che cura panico? Grande, grandissima. Buffo. Sono deboli a buffo. Bene così. Vai di assalto. Mana arcana. Allora, un giro da persona su, tieni chiave forziere, cambia in persona. Un più. Kubachi. Vogliamo prendere? Ma sì. Allora, qui non è un vicolo cieco. Bene. Oh oh. Queste sono delle pietre. Quindi cosa potrebbe... Beh, zio non penso proprio. Forse fendente. No. Garu non credo. Proviamo. Le provo tutte. Fa lei, cioè? Ma... Perché questa cosa è per il social link? Ma bellissimo! No, mancava pochissimo, dai.
Ragazzi, ma che sta succedendo? Che succede? Che so, cosa sono tutte queste nuove mosse all'improvviso? Ma bellissimo. Due in più metà punti esperienza. Vai. Bonus perfetto. Non importa. Allora, abbiamo Forneus via Ukobach. Allora, io dovrei vedere la mappa. Ok. Questi non sono forzieri. Occhio. Bene così. Di nuovo loro. Adesso siamo belli forti comunque. Forse è troppo presto per parlare. Allora, evita incontri, recupera denaro su. Bene. Ok, qui ci sono le scale che si collegano a un'altra zona, tra l'altro. Ok. Ce ne sono due. Io non mi ricordo la debolezza di questo qui. Forse zio. Garu? Ah, però fa un bel po' di danno. Ma meno male che l'ha schivato. Quello è a terra. Cioè, fanno un male cane comunque. E dai. Meno male. Dobbiamo assolutamente prendere delle nuove armature come nemico. Zio fendente la coca. Scusa, non abbiamo persone che curano? Dia. Proviamo lui. Che culo, perché abbiamo fatto il critico. Mamma mia. Bene.
Punti esperienza su. Apriamo. Talismano antifuoco. C'è un altro forziere. Sale purificante. Allora, intanto utilizziamo un po' di oggetti curativi, perché ragazzi... Vedi, adesso ce l'abbiamo la tapsoda, l'altra volta non ce l'avevamo. Ma non abbiamo delle medicine noi, scusa. Ok. Quindi dobbiamo tornare indietro per fini di esplorare. Tra l'altro io credevo che le ambientazioni fossero tutte uguali, ovvero che fossero tutte ambientate nei castelli, invece no. E mi piace questa cosa. Qui avevamo anche missato una porta. Dai, girati, ombra. Girati. Che palle. Madonna, 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 madonna. Come agiro questa roba? Si è fermata. Meno male. Oddio, ste pietre del cazzo. Panico. Ci ho provato. Lavoro tattico, achievement. Ok. Calcio galattico. Via, affanculo. Anche lei, bene. Che sia bufu? Va bene, manco mi ricordo. Sempre a lui, io. Meno male. Chiamiamo persona. Proviamo arcangelo. Ci vogliamo provare? È debole, tra l'altro, sta roba. Meno male. C'è andata bene. Vi crepa. Manna arcana, vediamo se riusciamo a farla. Riusciamo a prenderle tutte. Però sono 5, madonna. Cambia in arcano. Speriamo che non cambi questa in arcano. Meno male. E lo persona suo. No. Ok, dicevamo. Questa porta l'avevamo missata. C'era il forziere oltre che l'ombra. Riso Segaki. E poi l'ultima porta che avevamo mancato, cioè in realtà più che porta zona, era questa qua. Ci sono di nuovo le ombre. Però qui possiamo aggirarla l'ombra. E vai di assalto. Ok. Persona.
grandissima. Grandissimo Yukiko. Come in persona. Proviamo. Nata Taishi. Si prende. Via Forneus. Questa non ce l'abbiamo, quindi. Un'altra. Mamma mia. Questa però la voglio aggirare. Ok. Riso Segaki. Pure qui. E mo torniamo alle scale. Tocca evitare però l'ombra che sta qua. Scusa. Mamma mia. Mamma mia. Che culo. Via, via, via. E saliamo. Ma abbiamo ancora trovato Kanji-kun. Oh, giusto, sensei, posso chiederti una cosa? Perché questo posto è pieno di vapore? Ha qualcosa a che fare con Kanji-kun? Non capisco. Riusciresti a spiegarmelo, sensei? Credo di aver intuito qualcosa. Ah, il mio sensei, non c'è nulla che tu non sappia. Ok. C'è un'ombra, mamma mia. Ah, le scale già stanno qui. Non riuscivo a parlare. Apriamo il forziere. Anima da masticare. Ok. Cosa? Sbirro corrotto. Tanto che Izanagi sta a livello 9. Quando... vabbè. Comunque, cambiamo. Quando sale di livello? Proviamo zio. No. Proviamo Garu. Non è Garu. È il fuoco. Beh. Allora, uno in più. Uno in più metà punto esperienza. Bonus perfetto. Bene, livello 14. Continuiamo. Ok. Ho persone con aghi, fortunatamente. Vai, fai tu. E via. Nuovo achievement, comandante abile. Sono morti. Bene. Mo moriranno. Sono morti. Ha fatto da solo, eh? Non ho toccato nulla.
Allora, andiamo di mana arcana. Mo chi è pure questa? Valchiria. Al posto di chi la mettiamo? Di Sandman? Sì. Bene. Jiraiya ha aumentato il livello e ha imparato pugno sonico. Il prossimo sarà Magaru. La prossima abilità che imparerà. Ma qui non c'è niente. No, non volevo aprire il forziere. Non volevo aprire il forziere. Devo attaccare. Io non mi ricordo loro a cosa erano deboli. Non penso a Garu. Non penso. Però proviamo. Agi, forse? No. Bufu? Sì. Perfetto. 5 carte. Allora, cambia in arcano. 2 in più, metà denaro. Andiamo su, ottima carta. Me la sono gestita male, potevamo fare una mano perfetta, ma vabbè, pazienza. Bene, e anche lei impara una nuova abilità, Mabufu. Che dovrebbe essere Bufu, però più potente. Polvere d'anima abbiamo ottenuto. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo ritornare all'inizio. Facendo attenzione qui alle ombre. Io direi di fare questo piano. Vabbè, continuiamo. Finché resistiamo, continuiamo. Chi è lui? Gigas temerario. Non è debole al fuoco. Non è debole al vento. Non è debole al ghiaccio. Ah! Te lo faccio pure a te, stronzo. Critico addirittura. Bravo Yosuke. 5 carte. Vai. Continuiamo. Ok, allora. Non era Agi. O era Bufu contro loro. Era Bufu contro di loro, scusate. Ah!
Beh, fai l'assalto, no? Vabbè. Una nuova persona morte. No, come si chiama? Ghoul. Ma non so dove metterla questa, però. No, lasciamola là. Prendiamoci i soldi. Forziere. Goccia dell'anima. E si sale. Le scale noi le avevamo trovate. Ok. Praticamente all'inizio le avevamo trovate. Quindi si sale al terzo piano, ragazzi. Wow, ho i brividi. C'è qualcosa su questo piano, attenti. La cosa non mi piace. Non volevo inviare il segnale. Che fa questa? Raghi contro di loro? Sì. Vai. E via. Sto calcio galattico è un botto utile, ragazzi. È anche incredibilmente forte. Draghi gemelli? Draghi gemelli. Sono morti. Incredibile, oh. E dai. Brava. Brava Yukiko. Cosa ti è cambiato? Un nuovo livello per oro, Bass. E impara a schiva ghiaccio. Un livello per Konohana Sakuya. Ha imparato una nuova abilità media. Ottimo. Andiamo avanti. Oh, questa presenza. Chissà Kanji-kun. Vuoi aprire la porta di entrare? Andiamo. ついに潜入しちゃった。僕、漢字。あ、いや、し、い、熱帯天国からお送りしています。また素敵な出会いはありません。この熱い霧のせいなんでしょうか。汗から立ち上る湯気みたいで、うん、胸がビンビンしちゃいますね。 やばい。これはやばい。いろんな意味で。確か、ゆき子の時もノリとしてはこんなだったよね。嘘。こんなじゃないよ。うぽめのスピンタ。またこの声。てか、前より騒がしくなってない？この声、もしかして被害者しかいないのに誰の声なのか不思議だったけど。 外で見てる連中ってことか。番組流れてることの反響ってこと。うわ、今の幹事くん見られてんだとしたら、こりゃ余計な伝説が増えそうだね。まあシャドウなんだろうけど、そんなの普通のやつには分かんないもんな。シャドウたちめっさ騒いでるコマ。
僕が本当に求めるもの見つかるんでしょうか。それではさらなる愛の高みを目指してもっと奥まで突入。張り切って行くぜ。こら、così è cambiato. Kanji-kun! Are wa mou hitori no kanji da kuma. Jibun wo sarake dasou to shiteru kuma. Yuki-chan no toki yori kiken na kanji. Kanji dake ni. Orso nudo? Kanji to kanji? Wo kuru ka? Moride. Samu. Kuma ha fallito. Allora, questo livello, stavo dicendo, sembrava più lineare questo piano, questo livello. Infatti penso fosse per questo motivo qui. E appena l'ho detto è diventato un po' più ramificato. Allora, loro con buffo, se non sbaglio, no? Quindi intanto li attacchiamo. E via. C'è qualcun altro? Io non ho capito neanche qual è il loro punto debole. Proviamo queste qua. No. Oh oh. Ah, ma buffo attacca tutti. Ok, bene. Meno male. Cambiamo persona, tra l'altro. Proviamo Ama. È debole, bene. Che poi non so se sia casuale oppure è debole agli attacchi tipo luce, non lo so. Un'altra persona nuova. Senri. Chi è questo gatto? Vabbè, come i cani non ci interessa. Nessuno, non voglio scartare nessuno. Cioè devo per forza scartare qualcuno adesso. Ah, ok. Dai, piomo, i cane. Ok. La porta sembra bloccata. Cosa? Da quando in qua le porte sono bloccate qui? Oddio. Lo sento. Il mietitore, la morte, chi cazzo è? Via via via.
Bene. E sbloccala. No, non si può sbloccare la porta. Basta, basta. Quando va via questo qui? Cazzo. Io non mi ricordo qual era il loro punto debole. Chi è? No, 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 fuga. Maestro fantasma. Era Agi contro di loro. Questo ricordavo adesso. E dai, madonna. Ancora. Sbagliato. Ma qual era il loro punto debole? E muoviti però. Sì, grazie. Madonna mia. Allora, vediamo di esplorare. Meno male che ci sono riuscito. So che non è Garo, però giusto per fargli qualche danno. Brava, bravissimo. Sasuke Yukicha, yosha nai kumai. Lakusho, lakusho. Tra l'altro ci serve recuperare un po' di SP. C'è l'anima. Vai. Ci abbiamo ancora da finire di esplorare. Oh, incredibile quanto sia grosso sto piano. Pesa dei Nizama. Persona! Hai!
ペルソナ倒せないか。勝負ペルソナ、誰かこいつを。ペルソナ、はい、倒せない。Oh no. 敵3体増援、しのぐくま。Io lo sapevo. Lo sapevo.Che rottura di coglioni, guarda. Sono una rottura di coglioni inenarrabile loro. Grande, grande Yukiko. Non devo essere resistente a Bufu. Ma è...Cos'era Agi? Che cazzo... Cosa contro... Qual è la loro debolezza, Cristo?Non è Agi, è zio molto probabilmente. Allora, Yusuke no taidoku ga kiken kuma. Persona. No, non è zio. Persona. Non sono deboli a niente.Grande. A parte che tu muori. Mamma mia, mamma mia.Che sudata, ragazzi, oh. No. Bene. Ora puoi conservare fino a 8 persona. Grande. Bene. Dov'è che dovevamo andare?Questo è l'ultimo piano che facciamo. Saliamo e poi ce ne riandiamo, eh? Carta maledetta! Quanti? Ho delle persone...Non ho persone che abbiano danno, che facciano danno da vento. Kanonze,
ペルソナ敵ダウン。調子乗ったオスケ。敵ダウン。調子乗ったオスケ。ペルソナ敵がダウン。Vai. Questo calcio galattico. Via. Ah, eh. Mamma mia, meno male. Vai. Un altro. Ora, lui deve morire subito. Meno male. Loro dovrebbero essere resistenti, se non sbaglio. A Bufu. Ah no. Ok. Pensavo fossero deboli al fuoco. Mano arcana. Questa è nuova. Yomotsu Shikome. È una testa volante. Noi non ce l'abbiamo più Sandman, è vero? Potremmo prenderlo giusto per fare poi la fusione. Vai. Bene. Ottimo. Ottimo così. E adesso possiamo tornare alle scale. Ok. Non sono tanto distanti, per fortuna. Ah no, la porta è bloccata. Quindi tocca passare per di qua. Ok. Ti prego, basta ombre. Per favore. Ok. La strada è giusta. Nessuna ombra. E si sale. Anzi, le voci provenienti da qualche parte. Un uomo non può tirarsi indietro in un momento come questo. Guardate e vi mostrerò quanto virile può essere Kanji Tatsumi. Ok, basta. Come esco? Voglio uscire. Tutta questa umidità mi impacca la pelliccia. Ah, devo usare giusto. Devo usare l'oggetto. Yeah, lasciamo il dungeon e per oggi. Stai bene, sensei? Non tirare troppo la corda. Per oggi basta. Salviamo pure. Ma tu non dovevi darci della roba? Però sembra la tua sorella non lo stia turbando. Cos'è quello strano coso con il bavaglino rosso? Eh? È un tuo aiutante, sensei? Straordinario, conosce davvero un sacco di tipi straordinari. Piacere di conoscerti, signor Volpe. Mettiamocela tutta. Non sembra molto dispiaciuto. Cucciolo di pesca. Grande. Mi servono 19.020 yen per una cura. No! No. Smetti di esplorare. Sì. Ci vediamo. Ciao ciao. Per oggi, ragazzi, può bastare così. Allora. Che domanda difficile. Una cosa
guardando il quiz in TV. C'è qualcosa in frigo? No. Allora, facciamo che salviamo, leggiamo un libro. Che ne avevamo comprato uno nuovo. Ah beh, perché l'esplorazione ci ha stancati. Non possiamo neanche studiare, vero? No. Dormiamo. Oggi non c'è scuola. Oggi non c'è scuola. La nebbia arriverà dopo vari giorni di pioggia. Devi prepararti ad agire. Cosa facciamo oggi? Vediamo. Ci chiamerà qualcuno? No. Ohayo. Nanako sembra preoccupata. Gakkou de yasai sodateteru nda. Ouchi de sodatete minasai tte sensei ga nae kureta. Otousan ni kiitara suki na toko ni uete ii tte. Doko ni ueleba ii kana? Sembra che Nanako voglia coltivare delle verdure. Ti viene in mente che c'è un pezzo di terra al lato della casa. Forse potresti riuscire a trasformarlo in un orto. È di pertinenza della casa? Ie no tonari? Scotte nai kedo, uchi no oniwa da yo. Asoko ni nae ueru no? Sì. Vediamo un po'. Koko ni nae ueru no? Qualcuno voleva lavorare il terreno? Ci sono degli attrezzi che forse potresti usare. Con questi dovresti poter fare un orto apprezzabile. Hai usato gli attrezzi per fare un orto. La tua statistica di diligenza è aumentata. Hai piantato i germogli di pomodoro insieme a Nanako. Ci impegniamo, lo faranno. Ne, kanban tsukuritai. Yasai no nae, miga narumade minna ni wakara nai kara. Koko ni yasai dekiru yo tte, chanto kaitokanakya. Va bene, prepariamoli. Anzi, prepariamolo, perché è uno il cartello. Penso. Vedi il cartello che hai fatto con Nanako vicino all'orto. Il cartello è piccolo, ma è un perfetto tocco finale. Dekita! Ce l'abbiamo fatta. Nanako, omizu ageru kakari ne? Ti aiuto anche io. Issho ni ganbatta mon. Oseba mo issho ni shiyou ne. Nanako sembra felice. Yasai ippai toretara ouchi ga junesu mitai ni natchau kana. Tanoshimi da ne. Ci sono dei germogli piantati nell'orto. Dovessi controllarli di frequente finché arriva l'ora del raccolto. Usando le tesi al giardinaggio potrei controllare lo stato degli ortaggi nel tuo orto. Ok. Continuiamo a occuparcene insieme. Allora, ragazzi. Io direi di salvare. In realtà potremmo continuare a fare qualcos'altro. Prima di salutarci. Facciamo una cosa. Vabbè, usciamo. Usciamo e andiamo un attimo nella stanza di velluto a vedere se possiamo fare delle... Ah no, no, non nella stanza di velluto, scusate. Dal fabbro per donargli dei... Qui sono un po' di persone. A donargli gli oggetti che abbiamo trovato. Vedere se può creare qualcosa di nuovo.
perfetto. Spada bastarda. Ventaglio di seta. Scarpe da teppista. A posto. Allora, mi servono più che le armi, le armature. E mo ce l'abbiamo i soldi, quindi vendiamo quelle precedenti. Perfetto. Mentre per quanto riguarda le armi, '85, '84, '85, '92. Vediamo. Spada bastarda. Potrei agilità addirittura. Vabbè, dai, diamo l'arma a Yukiko. A posto. E cerchiamo Chie. Solo che da ste parti non la trovo mai, quindi boh. Potrebbe essere al fiume. Credo. Qui non c'è. Miau miau. Ehi tu, sei di queste parti? Posso chiederti una cosa? Hai mai sentito parlare del Moriranmaru? Anni fa era possibile reperirlo da Konishi al Codice, il negozio che si trova nell'area commerciale qui in città. Tuttavia, visto che per qualche motivo non era popolare, hanno smesso di venderlo. Comunque sia, sono venuto fin qui, perciò non posso tornare a casa a mani vuote, mi capisci? Tu sei di queste parti, no? Pensi di potermi rimediare un Moriranmaru? Una volta era possibile trovarlo nel negozio di Konishi-san, quindi deve trattarsi di un prodotto locale. Non conosco bene la zona, quindi potresti trovarlo per me? Ti ricompenserò a dovere, che ne dici? Va bene, grazie, non sapevo proprio che fare. Ok. Il liceo sarà chiuso di domenica. E infatti la scuola è chiusa. Dove minchia sarà cosa? Chie. Qui non c'è. Forse non ho esplorato per bene. Proviamo al santuario. No, non c'è. E vabbè, dai, passiamo del tempo con Maria. Ora? Oh, sei qui. Li sto aspettando. E perché non mi porti da qualche parte? Non conosco la zona. Tu sai orientarti da queste parti, giusto? Vai. Ico. Andiamo. Oggi voglio visitare un luogo vivace. Voglio andare al Junes. Ne ho sentito parlare. Sembra che Marie voglia andare al Junes. Ha deciso di accompagnare Marie al Junes. Junes, reparto elettrodomestici. Marie, in preda all'entusiasmo, ti ha trascinato fin qui. Ne. E quello cos'era? Offerta speciale limitata. Correvano tutti per accaparrarsi una cosa chiamata olio extravertice d'ogiva. Qualunque cosa sia, deve valere la pena lottare per averla. Ore?
Che coincidenza, che ci fai qui? Chi è questa ragazza? Che carina. Un'amica. Ah sì, beh, di come ti pare. Oh, dunque, posso chiederti come ti chiami? Marie. Marie sembra perplessa. Marie-chan, eh? Che bel nome. Oh, io mi chiamo Chie Satonaka, piacere di conoscerti. So cos'è questo, se voleva far vedere un sacco di cose. Anche tu stai cercando un televisore? Ne vorrei uno anch'io, non abbiamo ancora sostituito quello vecchio. Bezni. Io non la voglio, già, non la voglio, però... Sì, si potrebbe accenderla sull'atollo dei VIP? Allora sì che ne vuoi una. Che tipo di programma è? Nonde? Ma è uno di quei programmi, no? Quelli in cui fanno tutti bla bla bla. Lo guardano tutti, me l'ha detto Margaret. Ma lì sembra andarne fiera per qualche motivo. Allora, come si fa a guardarla? Spiega a Marie come si usa un televisore. Sei una di quelle persone che non guardano la TV? Sodaio. Non ce l'abbiamo in stanza. Davvero? Cavoli, devo avere dei genitori molto severi. E non so se riuscirei a sopportarlo. Una vita senza film di Kung Fu. Ah, solo che non ci sono prese elettriche in quella stanza. Dirò al nasone di installare una di quelle prese eclettiche. Non c'è mai niente da fare in quel posto. E aspetta, Marie-chan? Non avete neanche l'elettricità? È una situazione particolare, Chie. Junz, area ristorazione. Sei in compagnia di Chie e Marie. Questa sì che è roba buona, che soddisfazione. Era da tanto che non venivo qui a mangiare la carne, davvero niente male. Marie-chan, non hai mangiato proprio niente. Neanche tu, Yukun. Dovete mangiare se volete diventare grandi e forti. Scherzo. Mangi troppo velocemente, diventerai grassa un giorno. Aia. Avrei preferito non saperlo. Vado a prendere qualcosa da bere per tutti. Il tè oolong dovrebbe andare bene. Un sacco di gente in questo Junz. Ma perché poi? Non hanno nient'altro da fare. Se hanno tutti la TV dovrebbero guardarla piuttosto che stare qui a perdere tempo. In realtà è il contrario. Mamma, ho sete, voglio una bibita. No, ne hai appena bevuta una, dovrei aspettare. La voglio, la voglio. Ho detto di no, ti verranno le carie ai denti. Mo guarda, mo glielo dice a Chie, Ma io sarebbe la madre del bambino. Secondo te io sono mai stata così? Non lo ricordi? Ci sono tante cose che non ricordo. Anzi, tutto. Maria ha un'espressione seria. Non ricordo nulla. Stavo solo camminando, non avevo un posto dove andare e sono finita in quell'auto. Tutto qui. E poi Margaret mi ha chiesto di restare. È stata lei a darmi il nome, Marie. Sarebbe stato complicato andare in giro senza un nome. Sarà stata dura. Non saprei, non ricordo nemmeno se è stata dura oppure no. Ma non è un problema, non è una cosa che mi turba. Nonostante non sembri traspirare dalle sue parole, Marie ha uno sguardo preoccupato. Comunque, non so perché, ma questo logo mi sembra familiare. Ricordi altro? Non lo so. L'unica cosa che ricordo, forse è meglio dire, l'unica cosa che so, è che questo è mio. Marie tiene in mano un vecchio pettine di bambù. Ce l'ho fin dall'inizio. È mio, senza alcun dubbio. Ma allora... non è di alcun aiuto. Marie ti ha confidato uno dei suoi ricordi. Senti che il tuo legame con lei è diventato più profondo. Perfetto. Raggiunto livello 2. Stai cercando la verità, giusto? Dovresti fermarti. Non esiste niente del genere. Questa conversazione è noiosa. Parliamo di qualcos'altro. Forse non ti piace come conversazione. Chiedo scusa per l'attesa. Era troppo affollato, così ho ordinato le bevande. Ce le porteranno appena saranno pronte. È solo la mia impressione o il clima si è fatto pesante? Non vi preoccupate, non ho ordinato solo per me. Tè oolong per tutti. Giane.
Dopo aver parlato con Marie e Cie, hai riaccompagnato la prima nella stanza di velluto. Oh, Ogari. Ok, ho saputo che tu e Nanako avete creato un piccolo giardino. Beh, mi raccomando, fai le cose per bene, vi darò una mano quando potrò. Allora ragazzi, essendo che si è fatto tardi, io direi di salvare qui e di fermarci. Nel prossimo episodio torneremo un attimo alla stanza di velluto a registrare le nuove persone che abbiamo e vedere che fusioni possiamo creare. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Persona 4 Golden, ragazzi. Ciao a tutti.